dicembre noi abbiamo ricevuto dalla UEFA un elenco di lavori da svolgersi con la massima urgenza, necessari per l'ottenimento della licenza UEFA 13-14. Noi ci siamo messi subito al lavoro per stilare un computo dei lavori da svolgere, un cronoprogramma di come essi si sarebbero dovuti svolgere. Abbiamo dato questo lavoro al Comune che ha condiviso con noi il da farsi e siamo andati avanti. Il 21 gennaio abbiamo presentato il progetto alla UEFA. Dopodiché è intervenuta una delibera di giunta il 14 di febbraio, 15 di febbraio, che ha stabilito da parte del Comune un'allocazione di fondi, ma ha rimandato a una determina l'operatività. Ecco, questa determina ancora non c'è, siamo a circa un mese, è una settimana dopo. Siamo preoccupati perché evidentemente partire con un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma definito significa ridefinire il cronoprogramma, significa che se le imprese avevano in mente di lavorare 12 ore al giorno dovranno probabilmente lavorare 18, che questo stato di emergenza si sarebbe potuto evitare lavorando con più attenzione e quindi chiaramente c'è un po' di ansia. La transazione è stata sottoscritta dal Presidente De Laurentiis e dal Sindaco di Magistris qualche giorno prima di Natale, quindi nel dicembre del 2012, ed era un atto formale che si è redatto al termine di un percorso durato oltre 9 mesi, da marzo 2012 a dicembre 2012, in cui sono stati svolti tutti gli approfondimenti, state fornite tutte le informazioni del caso. Ora sembra che dall'amministrazione chiedano di avere ulteriori chiarimenti già forniti, documenti già consegnati, che noi abbiamo riproposto, stiamo per riproporre. Alcuni documenti peraltro sono estremamente confidenziali, abbiamo chiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza al Comune che ancora non ci è stato restituito o firmato. Quindi la transazione per noi è a posto, il fatto che l'abbia firmata il Sindaco ci sembrava che fosse a posto anche dal loro punto di vista. Non credo che sia un limite a far andare avanti i lavori perché le due cose non sono correlate. Ora noi ci stiamo occupando del breve periodo, cioè la stagione 13-14, e quindi è chiaro che in questo momento l'unica cosa che c'è in mente è di mettere a posto questo stadio. I lavori che la UEFA ci ha richiesto sono lavori legati allo stadio, in particolare c'è per esempio il ripristino dei cupolini della copertura dove piove, quindi compresa la zona della tribuna stampa che è assolutamente indecorosa, la riparazione di quegli ammaloramenti di calcestruzzo che sono già stati fatti a novembre per una porzione che devono essere estesi per tutto il resto dello stadio, e tutta un'altra serie di prescrizioni di minore entità, ma che comunque richiedono del tempo, anche perché montare un cantiere dal lunedì al sabato, smontarlo per giocare la domenica e rimontarlo per riprendere i lavori lunedì durante il campionato, quindi evidentemente è più complicato che lavorare in uno stadio vuoto.